Buongiorno a tutti, sono il dottor Costa, direttore sanitario dell'UGR di Curtatone. Facciamo un piccolo aggiornamento estivo. Purtroppo alla quinta ondata di Covid, il nostro caro microorganismo è entrato in struttura, e ha colpito 5 ospiti dell'RSA e 12 operatori. Meno male, il tutto si è risolto con la data di ieri, tutti gli ospiti si sono negativizzati. Hanno avuto una sintomatologia leggera che andava dalla febbre alla rinorrea. Siamo stati la prima e unica struttura di Mantova a iniziare il farmaco anti-Covid Paxlovid. Devo dire che i risultati sono stati ottimali, gli ospiti non hanno avuto alcun effetto collaterale. E già dalla seconda somministrazione, dalla seconda giornata, la sintomatologia si è risolta quasi completamente. Ci hanno messo un po' di giorni per negativizzarsi. Le procedure interne hanno funzionato benissimo. Abbiamo tutti isolati nella zona rossa Covid che è istituita al secondo piano. Tutti quanti i nostri operatori si sono prodigati in maniera esemplare perché purtroppo è un periodo di ferie. Come vi ho detto io inizialmente, si sono positivizzati anche 12 operatori, quindi la copertura del turno è stata abbastanza difficoltosa, ma tutti gli operatori, quando dico tutti, dico tutti, si sono messi in campo per cercare di sopperire alla mancanza di personale dovuta alle malattie. Quindi sia gli educatori che si sono trasformati in ossa anche loro, i nostri infermieri, i medici che andavano ad aiutare a imboccare, il nostro manutentore che è rientrato dalle ferie per sanificare la struttura, assolutamente un grazie a tutti. Noi, come vi dicevo, con la data di ieri, siamo ripartiti. Con domani riprendono le visite che erano state momentaneamente sospese per l'RSA, quindi come vedete non siamo stati fortunatissimi sicuramente nelle prime quattro ondate sì, ma non nella quinta, ma con la nostra professionalità e il nostro amore per il lavoro che portiamo avanti, avete visto che la situazione si è risolta facilmente. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, abbiamo parlato anche con i familiari devono assolutamente stare attenti durante le visite e soprattutto anche noi operatori. Mai abbassare la guardia perché purtroppo i numeri sono ancora elevati e seppure la sintomatologia sia lieve in questi ultimi casi, con questa ultima variante, mai sottovalutare il problema. Concludendo, vedete dietro di me stanno terminando i lavori, la nuova scritta UGR che è all'interno della nuova hall d'ingresso. Tutta questa problematica gestionale della pandemia con noi è stata ancora maggiormente complessa perché è in mezzo ai lavori di ristrutturazione. Ma questo non ci ha spaventato, ci ha sicuramente reso le cose un po' difficili, ma come vedete, quando l'impegno c'è, le cose si risolvono.